Bentornati a Vera Mattina, ripartiamo con due avvocati, uno ospite nei nostri studi, saluto l'avvocato Gabriella Ceneri, buongiorno. Buongiorno. L'altro in collegamento, do il benvenuto a Marco Gagliardi che è presidente del Movimento Consumatori Piemonte, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutte. Allora, parliamo avvocato di truffe, parliamo di truffe partendo però da un caso di cronaca che arriva dalle Marche. Un giovane 21enne pugliese è riuscito a sottrarre la somma di circa 80.000 euro ad un sacerdote fingendosi vescovo, ma ce lo racconta il servizio che andremo ad ascoltare tra pochissimo, vediamo. Ha finto di essere vescovo e ha raggirato un anziano sacerdote riuscendo a farsi consegnare quasi 90.000 euro. Una lunga catena di bonifici interrotta dalla denuncia del prelato ai carabinieri. Il malvivente, appena 21enne, di origine pugliese, è stato individuato ed è stato arrestato per truffa. Tutto è iniziato nel mese di giugno 2021. Il giovane, fingendo di trovarsi nel maceratese a causa delle gravi condizioni di salute della nonna, era riuscito a muovere a compassione il religioso, convincendolo prima ad offrirgli ospitalità, poi a consegnargli 2.500 euro per le cure dell'anziana donna e per fare rientro ad Andria, sua città natale. Nei giorni successivi aveva telefonato al sacerdote, fingendo di essere il vescovo di Bari ed esortandolo ad essere generoso e rassicurandolo che gli avrebbe restituito lui le somme elargite. Richieste di denaro e bonifici erano diventati sempre più frequenti, anche perché l'indagato aveva nuovamente telefonato, fingendosi questa volta un impiegato postale di Andria, convincendo, con ulteriori raggiri, il parroco ad effettuare ulteriori bonifici per non rincorrere in sanzioni penali per inesistenti illeciti fiscali. Le indagini, condotte dai militari dell'Arma di Montecosaro in collaborazione con i colleghi di Andria e coordinati dalla Procura di Macerata, sono partite da una denuncia dell'anziano sacerdote e hanno permesso di individuare il responsabile. La cifra complessivamente elargita fino a febbraio 2022 ammonta a circa 86.000 euro, nell'erroneo convincimento di aiutare una persona bisognosa e di evitare conseguenze di carattere fiscale penale. I carabinieri hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di misura cautelare degli arresti domiciliari emessa dal GIP presso il Tribunale di Macerata nei confronti del 21enne pugliese per truffa aggravata continuata con recidiva specifica in danno dell'anziano prelato in servizio nell'ambito dell'arcidiocesi di Fermo. Il 21enne ha nominato come difensori di fiducia gli avvocati Raffaele Lo Sapio e Gian Gregorio De Pascalis del Foro di Trani. Sono in corso ulteriori indagini poiché non è escluso che ci siano altre ignare vittime. E allora, quando parliamo di truffe ci riferiamo a un fenomeno purtroppo molto esteso. Questa volta vittima è stato un sacerdote, avvocato Ceneri. Sì, purtroppo anche i sacerdoti si fanno raggirare. Però ha avuto insomma, la freddezza e forse anche la giusta lucidità per, a un certo punto, fermare questo flusso di bonifici e recarsi dai carabinieri a denunciare. E vorrei soffermarmi su questo aspetto, quanto è importante, no, la denuncia. È fondamentale la denuncia, perché la denuncia fa partire nell'immediatezza gli accertamenti da parte appunto delle forze dell'ordine e degli inquirenti, permette una denuncia tempestiva anche proprio di individuare in tempi rapidi l'autore o gli autori di questa truffa, perché come si diceva giustamente nel servizio spesso non è una sola persona ad agire, ma sono più persone. In questo caso io non conosco i dettagli dell'inchiesta, però c'è una persona che si è esposta con colloqui telefonici per poter ottenere i bonifici. Non sappiamo se poi effettivamente il destinatario
di questi bonifici, ovvero l'intestatario di un conto o comunque di un IBAN che è stato acceso, sia la stessa persona oppure siano altre persone, perché poi nel corso delle indagini vengono fuori delle cose stranissime. Ad esempio, sempre più frequente l'uso di documenti falsi o comunque di documenti veri acquisiti fraudolentemente per aprire degli IBAN. Possibile quindi aprire dei conti correnti anche tramite internet, per cui la truffa è sempre dietro l'angolo. Poi, insomma, in riferimento al parroco e al mondo, insomma, ecclesiastico, si fa leva in questo caso, qualora poi venga accertata la responsabilità, sullo spirito di carità, sulla solidarietà, quindi ho una mamma che sta male, mi aiuti, ecco. Sì. Queste sono le motivazioni che spesso spingono le persone a gesti di liberalità. Questi gesti però spesso non determinano del soddisfacimento di situazioni di bisogno, ma semplicemente arricchiscono le tasche di delinquenti che approfittano della buona fede delle persone. Ma questo è un caso eclatante, ma ce ne sono tanti altri. Abbiamo visto anche su altre TV, altri canali, truffe perpetrate ai danni dei cittadini che magari hanno dato 10-15 euro per una motivazione di aiuto sociale. In realtà poi chi usufruiva di queste somme era una persona che le utilizzava esclusivamente per sé, per il proprio benessere e per i propri sfizi. Tra poco le chiederò anche un quadro per quella che è la sua esperienza professionale, no? Perché avrà sicuramente assistito diversi clienti vittime di truffe. Ma restando su questo caso, vado a Torino dall'avvocato Gagliardi. Lei lo ha seguito? Che idea si è fatto, insomma? Ma specificamente questo caso non l'abbiamo seguito, ma negli anni e soprattutto recentemente vediamo truffe sempre più sofisticate, dove le vittime sono non sempre, non soltanto le persone fragili, quindi non soltanto gli anziani, ma anche persone con un livello culturale, diciamo, elevato, soprattutto a partire dal lockdown, quando le persone erano chiuse in casa, si sono ripetuti casi di truffe bancarie online, soprattutto con stratagemmi molto complessi, dal cosiddetto phishing al sim swap, smishing, phishing, tecniche per carpire dati bancari ed eseguire operazioni grazie ai codici dati ingenuamente dai clienti. E oggi invece vediamo molti casi, sempre di più, visto che viviamo una situazione di caro bollette, di pratiche commerciali scorrette. Quindi telefonate spesso per cambiare operatore nell'energia elettrica o nel gas per risparmiare, che poi si rivelano, se non truffe, comunque stratagemmi per indurre in errore e far firmare dei contratti magari meno convenienti di quelli che ci sono già. Aveva mai seguito un caso però come questo, ai danni di un sacerdote? No, diciamo che è un caso molto particolare, per cui un caso identico a questo ovviamente no, però abbiamo visto tanti casi di anziani, situazioni simili, che appunto io parlavo prima del lockdown, non c'era la possibilità di andare facilmente in banca presso le filiali e quindi spesso capitava di telefonate di finti operatori bancari che inducevano in errore e truffavano i clienti, quindi anziani. Avvocato Ceneri, invece, lei quali casi ci può portare, ecco, significativi? Io parlo di giurisprudenza del Tribunale di Ascoli, come anche di quello di Teramo, purtroppo proliferano i casi di cui parlava appunto il collega, delle truffe perpetrate a mezzo internet, specificamente truffe con assegni, degli annunci che sono pubblicati per vendite di oggetti che non sono poi mai consegnati, pur incassando il profitto, e quindi determinando poi comunque nella persona che in buona fede si affida
ad un annuncio pubblicato su siti anche comunque molto conosciuti, molto noti, dei quali mai uno potrebbe aspettarsi purtroppo una conseguenza del genere, gente che appunto pensa di poter comprare magari un cellulare in un prezzo vantaggioso, ma neanche poi tanto meno dei prezzi di mercato, ma giusto perché vuole quel modello lì, e poi si ritrova ad aver consegnato i soldi, mandato i soldi e non aver percepito l'oggetto. Così come è anche capitato che siano stati comunque attivati dei contratti senza poi aver dato il consenso per contratti, ne parlava anche il collega, contratti appunto di utenze, passaggi da un gestore a un altro che non sono stati mai autorizzati, però è sufficiente dire mi dà il suo codice fiscale così controllo un attimo le tariffe che le stanno applicando perché io sono in grado di darle una tariffa migliore, e poi storcere magari nel corso di una conversazione affabile ad una persona fragile che magari è sola a questo momento di colloquio, e storcere tutti i dati per poter poi presentare il nuovo contratto. Appunto, io vorrei... Sono tanti questi, ci è capitato anche dalle nostre parti, insomma. Certo, ma io appunto per questo... Persone che sono ritrovate questi problemi. Dato che, Avvocato Gagliardi, lei è anche Presidente del Movimento Consumatori Piemonte, vorrei domandarle questo. Noi siamo veramente inondati da telefonate di gestori o presunti tali, gestori telefonici, chiamano anche dall'estero, insomma... E devo dire con una cadenza piuttosto ritmata, sì. Qual è il consiglio che può dare a tutti coloro che stanno ascoltando in questo momento la nostra trasmissione? Perché è facile che poi vengano chiesti dati, ma noi in realtà non sappiamo chi c'è dall'altro lato del cellulare, no? Sì, esattamente, per cui sicuramente, come diceva la collega, andare a comunicare i propri dati, quali ad esempio il codice fiscale, il codice IBAN, i dati bancari, oppure sulle bollette il cosiddetto PDR, che è un codice che permette di cambiare il gestore, o altri codici che sono contenuti sulle bollette, può essere rischioso, perché appunto poi si scopre di contratti con firme false o passaggi di gestore non autorizzati, e si può anche magari rischiare di peggiorare la propria situazione tariffaria. Un consiglio potrebbe essere quello di evitare di stipulare contratti telefonicamente, di preferire le modalità tradizionali, quindi di recarsi in locali commerciali, quindi negozi o punti vendita sul territorio, o comunque c'è un rimedio che è previsto dal codice del consumo, che è il diritto di recesso, per cui quando si scopre un contratto che non è stato firmato, comunque quando ci si pente, diciamo, di una certa attività, un certo contratto che è stato stipulato magari telefonicamente o con una visita a domicilio, perché magari capita anche soprattutto per gli anziani che sono più frequentemente in casa, che ci siano dei venditori, come c'è sempre stato, porta a porta, che inducono l'anziano a far firmare un contratto. Bene, in questi casi è possibile esprimere il recesso entro 14 giorni dalla visita, si può mandare una PEC, una raccomandata, e per far annullare praticamente il contratto e quindi tornare alla situazione precedente. Vorrei restare proprio sugli anziani, Avvocato Ceneri, benché siamo tutti esposti, specie con le insidie della rete, restano le persone anziane diciamo il bersaglio privilegiato di questi malviventi, perché poi è di questo che stiamo parlando, e molte persone ovviamente sono preoccupate perché hanno genitori in casa da soli, che magari ecco, possono essere attirati in queste trappole. Pensiamo a quante volte magari è capitato di sentire squillare il citofono, no? E queste persone che si fingono, non so, operatori di gestori dell'energia elettrica, piuttosto che non so, presunti venditori di beni, ecco. Quindi si presentano e poi con una scusa riescono a raggirarli, quindi a truffarli, a volte anche a derubarli. Quali consigli possiamo dare, ecco, a chi ci sta ascoltando?
Beh, agli anziani che stanno ascoltando, per l'ennesima volta si dice loro di essere molto cauti, di non aprire la porta a persone che non conoscono, ma proprio che non conoscono, nel senso che non sanno come si chiamano e per quale motivo poi vengono a suonare la loro porta. Visite in attesa. La prima cautela è questa, ma ancora di più non aprire la porta a persone che dicono: guarda, io sono amico di tuo nipote, magari citano anche il nome e il cognome, tuo nipote si trova un attimo in difficoltà, mi ha mandato per prendere qualche soldo perché deve risolvere un problema. Sì. Quindi magari nell'immediatezza scatta subito l'affettività, la preoccupazione per il nipote in difficoltà e quindi si apre la porta. E lì non ci sono soltanto le truffe, perché magari si consegnano somme che non si rivedranno mai più, ma c'è anche il rischio di essere derubati fisicamente in casa, perché poi se l'anziano è da solo, si allontana per andare a prendere magari la borsa, in quel momento entrano persone che possono... Nella peggiore delle ipotesi si può essere anche aggrediti, insomma. Certo, anche aggrediti, ovviamente, sentiamo sempre più fatti di cronaca di questo tipo. E quindi la prima raccomandazione è proprio fisicamente la sicurezza della propria abitazione. Chiusa la porta, non si apre a nessuno. La seconda è quella di essere molto cauti anche nei contatti telefonici. Se qualcuno poi dovesse chiamare per proporre cambi di gestore, nuovi contratti, eccetera, sempre dire: guarda, in questo momento io sono da sola, chi si occupa di queste cose, o sono da solo, chi si occupa di queste cose è mio nipote, mio figlio, eccetera, richiamate a questa tale ora e parlerete con. Se la chiamata è veritiera e comunque è volta ad un vantaggio, sicuramente una persona più giovane ed anche più esperta potrà consigliare poi la signora se dare seguito a questa offerta oppure declinare definitivamente. Perché anche lì c'è un grosso rischio. Altro livello, purtroppo, ci sono tanti anziani che adesso usano i social e si trovano a che fare con persone che hanno identità false. Certo. Magari, approfittando sempre della solitudine, iniziano a chattare con gente che pensano sia una donna, una ragazza, oppure un ragazzo, un uomo di quel identificato in un certo modo, che si presenta abitante di un tale paese, racconta una sua realtà che è una realtà completamente inventata, e poi al momento opportuno Zac interviene per la truffa. Questo purtroppo capita anche ai giovani, ai minori in modo particolare, laddove poi si accettano incontri che qualche volta hanno un esito veramente... Avvocato Gagliardi, quindi quando parliamo di rete ovviamente non possiamo escludere i social, che ormai sono alla portata di tutti, ma sappiamo bene che cosa si può, no, nascondere dietro un profilo, ecco, quali sono i rischi anche per chi non ha piena dimestichezza. No, esatto, proprio le nuove frontiere delle truffe avvengono proprio grazie alle nuove tecnologie. E la gente sottovaluta la protezione dei propri dati personali, per cui dicevamo prima di non comunicare telefonicamente dati quali codice fiscale, codici bancari, codici d'accesso al conto corrente, lo stesso anche tramite i social, per cui qualsiasi cosa viene postata, messa sui social è accessibile all'universo mondo, potenzialmente a chiunque, a qualsiasi sconosciuto. Quindi, insomma, ci vuole massima attenzione nel scrivere e nel rispondere magari a contatti tramite, non so, penso ad esempio Messenger su Facebook, o contatti diretti da parte di sconosciuti. Sulle frodi con le nuove tecnologie ne stiamo vedendo di tutti i colori. Ci sono, come diceva giustamente la collega, dei siti internet fasulli che sono imitazioni perfette di siti veri. Per cui, soprattutto su quelli bancari, capita di ricevere dei codici, cioè degli sms, dei messaggi, anche nella chat ufficiale della banca, successo recentemente negli ultimi anni, che gli hacker si intrufolano, i truffatori si intrufolano nella chat ufficiale della banca e inducono il truffato a inserire i propri codici su siti internet che sono apparentemente quelli della banca. Quindi le truffe sono molto sofisticate. Il consiglio è quello, appunto, ancora una volta, è quello di non
si dice abboccare, phishing, il cosiddetto phishing, abboccare questi tentativi dei truffatori di carpire in qualsiasi modo dei dati personali. Che cosa è accaduto in lockdown? Qual è stato l'andamento di questo fenomeno? Ma l'andamento è stato, secondo quello che abbiamo potuto vedere noi, un andamento che ha aggravato una situazione che c'era già, grazie al fatto che le persone si trovavano in casa e quindi erano magari più facili bersagli di telefonate, perché adesso appunto l'utilizzo dei telefoni fissi è soprattutto a favore degli anziani, che perché normalmente le persone più giovani ormai hanno soltanto più un cellulare, però in quel periodo diciamo, era più facile ricevere telefonate su numeri fissi, era più difficile recarsi presso gli uffici bancari, presso le filiali bancarie, anche poi per il periodo successivo al lockdown, appunto, per le operazioni bisognava fissare un appuntamento, e quindi era anche più plausibile il fatto che arrivassero delle telefonate dalla banca. Noi abbiamo visto, ad esempio, un caso di un signore che improvvisamente si è trovato senza la linea telefonica durante il lockdown e nel frattempo i truffatori si erano impossessati, quindi no, un caso di furto di identità, della sua linea telefonica, e grazie alla sua linea telefonica sono riusciti a scaricare prima l'app della banca e poi a eseguire, grazie alla sua app, grazie ai codici personali del truffato, delle operazioni, per cui in poche ore, mentre il signore era senza linea telefonica, sono riusciti a rubare una cifra pari a circa 30.000 euro. Quindi poi il giorno dopo il signore è riuscito ad andare in un centro commerciale, ha reattenuto una SIM, ha scoperto che la sua linea era stata sottratta, e quindi poi ha denunciato i fatti, e grazie a delle procedure, alla legge, è riuscito poi a recuperare tramite la banca il maltolto. Quindi i sistemi, i rimedi poi possono esserci. Come potrà confermare la collega, il problema è che spesso queste somme spariscono nel nulla, perché magari i bonifici vengono fatti all'estero o ci sono dei giri, dei passaggi di denaro, per cui poi diventa molto difficile riuscire a recuperarli. Insomma, in ambito bancario gli strumenti ci sono. Una volta che si è truffati, poi è difficile recuperare la somma. La interrompo un attimo perché mi dicono c'è un piccolo problema, ora cambiamo il microfono, ma l'avvocato Ceneri ci stava spiegando, ora la sentiremo sicuramente meglio, che poi c'è anche un problema relativo all'iter dei processi che si incardinano, quindi qual è, diciamo, il gap che viene a crearsi, avvocato, nell'ambito dei processi? La possibilità di vedersi riconosciuta comunque una somma a titolo di risarcimento del danno, che dovrebbe essere, a mio parere, anche un po' superiore al danno materiale arrecato, perché spesso poi queste situazioni gettano le persone nello sconforto, soprattutto poi persone anziane che magari vivono di pensione ed hanno investito delle somme per avere, non so, per comprare un regalo oppure per un proprio bisogno personale, sottraendole magari alle altre. Il danno morale è veramente, sì, no? È veramente alto, pesantissimo. Sì, però ecco, nella realtà processuale poi, siccome vige il principio dell'essere responsabile oltre ogni ragionevole dubbio, sì. Basta che non ci sia una chiara corrispondenza fra l'identità virtuale e la persona che materialmente avrebbe commesso i fatti, o magari una piccola carenza nelle indagini perché non si arriva effettivamente ad individuare fisicamente la persona, a dargli l'identità, e allora magari si esce fuori dal processo con una soluzione e quindi anche con il carico delle spese legali che si sono sostenute per la costituzione di parte civile. Infatti io consiglio, quando l'entità del danno
è minima, per minima intendo anche fino ai 500 euro. Consiglio di valutare attentamente la costituzione di parte civile, cioè magari di evitarla e cercare di dialogare con l'avvocato difensore, che nella maggior parte dei casi è un difensore d'ufficio, perché queste persone sì, che fanno truffe su internet neanche si permettono di nominare un difensore di fiducia, e vedere se il difensore d'ufficio riesca a contattare il suo assistito e magari negoziare un piccolo risarcimento, qualche volta pari all'intero importo del quale si è subiti appunto l'asportazione oppure la truffa, e qualche volta invece a recuperare interamente. Io posso dire, quando mi chiedevi di raccontare appunto qual è la casistica è ampia, io sono riuscita qualche volta a far recuperare le somme, insomma, accontentandosi. Almeno uno dice: guarda, mi lascio alle spalle questa esperienza, un'esperienza negativa ma che mi rafforza nella prudenza, e quantomeno ho recuperato i soldi che mi sono stati sottratti. Ecco. Volevo tornare però a un aspetto, quello psicologico, no? Avvocato Gagliardi, una persona che è stata truffata cambia poi l'approccio con la propria quotidianità, il rapporto con gli altri? È un po' come quando, no, subisci un furto in casa e sai che in casa tua sono entrati dei ladri. Ecco, veramente si può entrare in depressione, no? Sì, noi abbiamo visto molte persone, appunto, dicevo, di livello anche diverso, che hanno trovato un senso, diciamo, di vergogna, nel senso, proprio sì, io che sto attento a tutto, ci sono cascato. Quindi in certi casi magari può essere anche utile un apporto psicologico, perché sicuramente l'atteggiamento cambia. E, vabbè, noi viviamo in una città, io vivo in una città, Torino, dove ci si guarda sempre intorno, c'è sempre la paura del prossimo, cosa mi può fare Tizio, Caio, una sfiducia generale, diciamo, tipica di noi torinesi, diciamo. Però è chiaro che poi ci sono, cioè, ad esempio una signora è stata truffata, ha perso una cifra consistente e ha chiesto, aveva il sospetto che anche tutti i propri familiari venissero truffati nello stesso modo, per cui ci ha fatto scrivere una PEC alla banca dicendo: io sono stato truffato, cercate di controllare ancora di più l'operatività sul conto corrente, ad esempio, di mio padre, che è una persona fragile, anziana, che quindi potrebbe essere truffata come me. Per cui, chiaro, si parlava di danno morale, nel senso che quando ci sono dei reati ci sono delle conseguenze anche a livello psicologico, di disagi nella quotidianità, nei rapporti umani. Vero, avvocato Ceneri? Sì. È così? Sì, sì, infatti, sicuramente, insomma, purtroppo gli esiti poi sono questi, no? Bene, io vi ringrazio per essere stati con noi, se non altro per i consigli che abbiamo in questo caso dato ai nostri telespettatori, specie se in là con l'età, magari vivono da soli, ecco, quindi attenzione, attenzione a chiamate sospette, insomma, visite improvvise e adescamenti vari. Un ulteriore consiglio: qualora venga indicato un IBAN, si può anche cercare di individuare il collegamento dell'IBAN o con la PostePay, eccetera, e cercare di avere informazioni sulla persona che effettivamente riceve questi soldi. Ecco. Perché qualche volta è capitato, una casistica seppure minima, però tutto può essere utile in questa situazione per proteggersi, che proprio andando a fondo e non vedendo la corrispondenza fra il soggetto che vendeva e quello che percepiva, la persona abbia ritenuto non affidabile l'annuncio e quindi non si sia lasciato truffare. Quindi essere più cauti anche in queste situazioni. Peraltro, dicevo, quando comunque inizia il processo, perché è stata denunciata tempestivamente la truffa, e non sempre l'effetto è quello del venir meno del processo quando si rimette la querela, però che esca la persona che è stata
fraudolentemente insomma, coinvolta, che esca dal processo, è sempre un vantaggio anche per l'imputato, perché l'imputato poi comunque presentandosi con il danno risarcito può ottenere tutta una serie di benefici. Qualche volta sono anche i ragazzi stessi che incautamente incorrono in questi incidenti. Certo, magari poi no. Dicono vabbè, non lo faccio più, ho fatto questa cosa perché mi hanno consigliato di fare così, ho visto un amico che gli è riuscita, e poi i piccoli soldi se li usano, certo, per i loro, certo, vizi. Ecco. Poi riagganciandomi un po' a quello che diceva l'avvocato Gagliardi, non lasciarsi sopraffare dal senso di vergogna, ma parlarne con i propri familiari e denunciare quando ce n'è bisogno, no? Senz'altro. Grazie a Marco Gagliardi, presidente del Movimento Consumatori Piemonte, grazie all'avvocato Gabriele Ceneri. Grazie. Noi voi. Ci fermiamo qui, andiamo in pubblicità e poi ripartiremo parlando di violenze, quindi vi aspettiamo tra poco.